A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, protagonista è stato il libro, da giovedì 14 a domenica 17 marzo, con la quarta edizione di Libri Come, la festa del libro, strumento di comprensione del mondo e della lettura. Promossa e organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, la manifestazione ha dato modo di vivere 4 giorni pieni con un programma di incontri con autori internazionali e grandi nomi della narrativa e della saggistica italiana. Reading, tavole rotonde, presentazione di libri, laboratori interattivi, lezioni sull'evoluzione del linguaggio e sul giornalismo. Il presidente Aurelio Regina di Musica per Roma ha definito il progetto un grande motore di sviluppo economico per i numerosi piccoli e medi editori coinvolti nell'evento. Il Parco della Musica, ha detto Regina durante la presentazione alla stampa, si conferma fabbrica di cultura, motore di sviluppo e luogo di riflessione e incontro su grandi temi. Quest'anno, infatti, al Festival è stato dato un focus, l'Europa, chiamando in causa i grandi nomi della scena italiana e internazionale per confrontarsi su argomenti quanto mai attuali e ragionare tutti insieme sui problemi che avvolgono il presente e il futuro del continente, quali l'economia, il debito, il lavoro, la precarietà, i diritti, la politica, la crisi e le sue responsabilità. Decine di appuntamenti anche nelle 3 sale allestite negli spazi del garage, nelle quali si è potuto assistere a molti dibattiti e presentazioni di libri su varie tematiche di cultura e attualità, affrontate da scrittori contemporanei. Hai scritto? Mi denuncio e mi condanno. Scrivi. Mi condanno a ricordarti per sempre. Mi condanno al timore di incontrarti agli angoli delle strade. Il programma ha suscitato notevole interesse e partecipazione e ha portato quindi all'Auditorium una vasta affluenza di pubblico anche per questa quarta edizione.